Ciao Davsim, parliamo della Premier League, un primo appuntamento con quella che vorrà essere una nuova rubrica per parlare appunto del calcio inglese, il day after, confrontandoci e analizzando, soprattutto commentando almeno una partita significativa di ciascuna giornata. E direi che bisogna necessariamente partire con Manchester United-Chelsea 4-0. Una gara veramente entusiasmante e ricchissima di spunti, sia dal punto di vista tattico che per la valutazione tecnica di alcuni giocatori in particolare. Inevitabile parlare della partita nella partita, quella di Paul Pogba, un giocatore sempre più impressionante e che continua a tenere appiccicata su di sé l'etichetta di più grande centrocampista al mondo in questo momento. Non una partita può fare questo tipo di valutazione, può portare a questa valutazione, ma non è la sola, non è l'unica ed è stata veramente una gara significativa del francese, direi oltremodo. Ma non c'è stato solo lui in positivo e non c'è stato solo il Manchester United. Una gara che tra l'altro è iniziata in maniera assolutamente soft, anzi con il Chelsea a prendere il sopravvento nella fase d'attacco nelle primissime battute. Un Chelsea che si è affidato prepotentemente, diciamo prevalentemente in tutta la gara al quasi solo Pedro, che è stato uno dei pochissimi in positivo di tutta la gara per i Blues. Si salvano lui e sicuramente Mateo Kovacic che pur con un centrocampo in grossa difficoltà, in grosso affanno, anche solo nel recupero palla e nel giro palla, quello appunto del Chelsea, è riuscito a distinguersi tra l'altro con un'elevatissima precisione di passaggi ed un certo dominio territoriale. Per quanto riguarda la fase d'attacco, dicevo però, il Chelsea è stato sterile anche in quei primi minuti in cui ha colpito un palo e poi dopo l'1-0, nato da un errore difensivo che ha portato ad un calcio di rigore, all'assegnazione di un calcio di rigore egregiamente, come sempre, trasformato da Marcus Rashford, ha dicevo il Chelsea colpito anche un palo clamoroso con Emerson Palmieri, un altro dei pochissimi a salvarsi ad aver fatto un'ottima partita, tra l'altro con un tiro molto pericoloso, ma totalmente inutile perché il risultato ormai acquisito al 94esimo, che ha impegnato De Gea in uno degli ottimi salvataggi della partita. De Gea, infatti, è stato sicuramente uno dei migliori in campo. 1-0 che ha lasciato la partita assolutamente aperta, tant'è che a un certo punto, verso l'ora di gioco, quindi nel prosieguo della gara, era il Chelsea ad aver accumulato la maggior parte dei tiri in porta, 12 in quel momento, di cui qua di maggior parte dei tiri totali, 12 di cui 4 in porta, lo United solo 4 tiri totali, di cui 2 in porta. Quindi uno United che aveva giocato quasi di rimessa fino a quel momento, ma che fin dalle primissime battute della gara aveva mostrato una maggiore fluidità nel giro palla, cioè passaggi diretti, passaggi precisi, l'idea precisa di cosa fare, magari con una modalità, diciamo, di apertura degli spazi data dal fatto di passare il pallone prima all'indietro, poi in avanti passando per i centrocampisti. Fondamentale da questo punto di vista è il lavoro di due interpreti, quello sicuramente di Rashford che è stato uno dei migliori in campo anche per la gamba che ha saputo metterci e che sempre mette, ma anche il lavoro di Martial che si è adoperato molto meglio in fase di rifinitura e di costruzione avanzata che non in finalizzazione, dove invece ha un po' peccato pur segnando, pur mettendo a segno un gol. E parliamo allora dei gol, così arriviamo al discorso Paul Pogba, perché i gol, a parte il rigore nel primo tempo, sono stati appunto frutto quasi sempre di giocate di Paul Pogba, perché il 2-0 appunto di Martial è stato nato da un break, da una palla che è stata recuperata da parte del Manchester United dopo un attacco abbastanza serrato del Chelsea, ma evanescente, con il pallone che è stato preso in questo caso non tanto da Pogba, ma da Rashford, che si è involato verso la porta avversaria e sulla tre quarti l'ha passata a Lingard. Troppo lungo però il passaggio, la palla è comunque sfilata sul lato destro dell'area, cross dentro e gol del 2-0 di Martial. 2-0 a cui però ha fatto seguito immediatamente il 3-0 e qui iniziamo a vedere Paul Pogba che si siede in cattedra. Pogba fa un lancio con il contagiri fenomenale, con una semplicità di esecuzione disarmante, mandando in porta Rashford per il 3-0. Rashford non deve praticamente far null'altro che tirare, sebbene fuori dall'area di rigore o comunque a ridosso della linea, con grande velocità.
del pallone con il difensore a pressione e il portiere in uscita, quindi non semplicissimo, ma la giocata di Pogba ha illuminato davvero il cielo di Manchester, oltre che la partita e l'esecuzione di Rashford. Ma non è finita qui, perché poi è arrivato anche il 4-0, appunto, 4-0 siglato dal nuovo entrato James, che in realtà si è trovato nella possibilità di eseguire, diciamo, di realizzare un gol che però porta il marchio di fabbrica al 90% di nuovo di Paul Pogba, che ha recuperato un pallone un po' simile, quindi la dinamica a quella del 2-0, ha recuperato un pallone sul lato destro della zona difensiva del Manchester United, quindi con il Chelsea proteso in avanti alla disperata già sul 3-0, si è involato dopo un 1-2 stretto ancora nella sua metà campo verso la porta avversaria a grandissime falcate, inseguito da giocatori del Chelsea assolutamente inermi da questo punto di vista, per poi trovarsi all'uno contro uno vincendolo nel passare il pallone appunto dentro l'area per la corrente James. Quindi una giocata fenomenale, anche questo assist che ha fornito il secondo, due assist nella stessa partita, in una partita terminata 4-0, praticamente incidi significativamente sulla metà dei gol e non fai solo questo, perché sebbene Pogba non sia stato il più preciso dei giocatori, diciamo il migliore anche nei passaggi dei giocatori del Manchester United, è stato comunque il migliore qualitativamente, perché ha sbagliato qualche verticalizzazione, ha sbagliato qualche appoggio corto, ma ne ha comunque fatte tante di verticalizzazioni, e comunque l'82% di precisione dei passaggi è tanta roba, ma sono altri i numeri di Pogba che fanno veramente rabbrividire. 18 passaggi in avanti, come appunto dicevo, 25 duelli, 52% dei quali vinti, quindi 13 duelli praticamente vinti su 25, qualcosa di impressionante. Non solo, ma appunto due assist, 61 passaggi con l'82% di precisione, e su questo è stato il migliore del Manchester United per quanto riguarda il numero di passaggi, non per quanto riguarda la precisione, ovviamente, ma 82 è tanta roba. Altre annotazioni da fare: già vi dicevo, i migliori nel Chelsea sono stati Pedro e Kovacic, sicuramente ad aggiungere anche Emerson Palmieri. Male invece Jorginho, ha fatto una partita assolutamente sottotono. Da notare tra l'altro che il Chelsea, da un punto di vista tattico, si è sistemato sempre con la linea a tre di difesa in fase di impostazione, con Jorginho che scalava in mezzo ai due centrali. Ma un Jorginho che appunto è stato evanescente, ha perso tutti i duelli a centrocampo, è stato impreciso, ha gestito il pallone in maniera marginale. Ed infatti un'altra annotazione tattica è il gioco perimetrale, costantemente perimetrale, del Chelsea. Se andate a vedere i giocatori che hanno partecipato a più azioni e che hanno toccato più palloni, tra l'altro con un'elevatissima precisione dei passaggi, è stata tutta la catena difensiva. Sono stati tutti i difensori. Difensori invece che del Manchester United hanno fatto un gran bene, hanno fatto molto bene, si sono distinti veramente tutti, anche Maguire all'esordio da difensore più pagato della storia, si è distinto molto bene anche negli uno contro uno e nei recuperi difensivi, però dicevo veramente un Chelsea che è risultato poco incisivo nell'andare ad attaccare. Tanti tiri, anche tiri in porta, ci sta, però molti sono stati anche estemporanei e ci si è affidati veramente troppo a Pedro e a Kovacic soprattutto, ma direi soprattutto a Pedro, al punto che a un certo punto, scusatemi per la ripetizione, anzi in più occasioni Lampard ha dovuto ricorrere allo spostamento di Pedro lungo l'asse d'attacco, quindi per farlo variare, ma soprattutto per, diciamo, incidere su una zona diversa del fronte d'attacco del Chelsea, proprio perché a ripetere sempre la stessa giocata non se ne stava cavando assolutamente nulla. Questo è tutto quello che posso dirvi su Manchester United Chelsea 4-0, anche con l'aiuto delle grafiche che avete potuto vedere mentre io parlavo. Spero che questa rubrica, con questo angolo anche un po' diverso, diciamo così, catartico, vi sia piaciuta, vi possa piacere. Proverò a portarvi anche ulteriori contenuti di questo tipo. Spero che vi piaccia questa rubrica. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per i commenti che vorrete scrivere qui sotto, per il like a questo video e per l'iscrizione al canale, nel caso attivando anche la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!